Costituzione afferma che l'Italia è un paese laico, non c'è una religione di Stato e quindi vogliamo che il Vaticano rispetti la Costituzione, perché l'Italia è un paese laico, non vogliamo ingerenze. L'articolo 7 in fondo dice che l'Italia e il Vaticano, la Chiesa e lo Stato sono liberi e indipendenti ciascuno nei loro ordini. Però la Chiesa interferisce continuamente sullo Stato, su governi deboli, soprattutto. Impedisce l'ottenimento di tante leggi civilissime che in altri paesi sono già state approvate, quali per esempio il riconoscimento delle coppie di fatto, che siano eterosessuali o omosessuali, il riconoscimento, la possibilità a una coppia di omosessuali di adottare bambini. I bambini hanno bisogno d'affetto, hanno bisogno di educazione, che siano due babbi o due mamme e li tirano su, credo che ne importi poco. Poi credo c'è il riconoscimento del testamento biologico, che uno sia libero quando è in condizioni di intendere e di volere di dichiarare che non vuole essere sottoposto all'accanimento terapeutico, non vuole ricevere questo dono di Dio, che è un dono per un credente ma non per un non credente, e anche se di questo dono non ne voglio più sapere, se lo libera di rifiutarlo. E poi tutti i favoritismi di cui gode la Chiesa nello Stato italiano, il non pagare l'IMU per esempio, l'avere professori di religione scelti dal Vaticano, che entrano senza un corso, che passano avanti a persone che hanno un posto, hanno un concorso. Quindi c'è tutta una serie di favoritismi assurdi. Certamente. Poi le scuole, la Costituzione dice anche piena libertà di avere scuole private, purché senza oneri per lo Stato. E invece le scuole private ricevono denaro dagli enti pubblici, a volte sotto la scusa di dare dei contributi ai genitori, alle famiglie. Addirittura in Trentino mi risulta che li danno spudoratamente alla scuola direttamente. Sì, in alcune regioni questo è accaduto, sì.